Il dottor Sanni. Oh, dottor Sanni. Principe. E allora, dov'è questo documento così importante che doveva mostrarmi? Questa è solo una fotocopia perché l'originale è stato rubato. Prego, si accomodi. Grazie. Una mia amica si stava occupando di tradurlo. Oh, bella. Ma poi... Io ho 7 lauree, tra cui una l'ho presa all'orientale. E... vediamo. E questo è aramaico. Esatto. Beh, una sciocchezzuola. Beh, vediamo, sì. O San Gennaro mio. E chi stais? O almeno pare. È il codice Terzi. Ne avrà sentito parlare. Veramente no. Ma almeno sa chi era Raimondo De Sangro. Un alchimista del 700, credo. Oh, bella. Mi sembra un po' riduttivo definirlo in questo modo. Si diceva che avesse scoperto il segreto della vita eterna. Vabbè. La mia famiglia ha cercato per lungo tempo il documento di Bruno Terzi. Prego. E chi sarebbe questo Bruno Terzi? Il documento gli appartiene? Ah, vede, amico mio. Grazie. Forse è meglio che cominciamo proprio dal principio. Vede, amico mio, questo triangolo è un simbolo massonico che, se costruito nelle esatte proporzioni come descritto in questo documento, se appoggiato opportunamente sul Picatrix, dovrebbe dare la giusta chiave di lettura dei segreti del libro. Ma quali segreti? La vita eterna. Ma andiamo! Ha mai visitato la cappella di San Severo? No, perché mi fa questa domanda? Oh, perché sarebbe, come dire, istruttivo. E dove si trova questa cappella? Oh, bella! E dove si trova? Ma a Napoli, dove si può trovare? A San Severo, vicino Foggia? Beh... Ah, San Gennaro mio, beata l'ignoranza. Ci porta il menù per piacere. Oh, menù. Oh, menù. Ah, grazie, il menù, eccolo qua, grazie. Muovete un poco. Il menù, avrei a me, a giascenderia. Per me una bella margherita grande. Sì, una bella margherita grande. Va bene. Sì, però mi raccomando, non la birra. No, perché la birra. Sulla margherita ci vuole la birra. No, come si mangia la pizza senza birra? Vabbè. Allora, 3 margherite e 3 birre? No, aspetta! No, avete capito male! Scusate, avete detto margherita e birre per tutti? Sì, per tutti, ma una margherita e una birra! Noi 7,60 euro teniamo! Ce la facciamo! Ce la fate, un'altra pizza ve la offro io! Allora il resto mangia! Grazie! Ma perché ci ha guardato tutto schifato? Che fine che abbiamo fatto? Stiamo migliorando. Stiamo migliorando. Ecco la birra. A vincerella! Ecco la pizza. I signori si vogliono accomodare? Voglio sapere dove sta Vincenzo Savastano. Non faccio niente. Non lo vega a tanto tempo. Bouchard! Rigello pure tu, François.
Multicurio! Ah, forse non l'hai visto. Ma di chi stanno parlando? Non l'hai vista, eh? Così, chiamammo la polizia. Ma che vi credete? Di fare i fessi con me? Voi lo sapete che è brutto a fare apparire in dascoletta. Questa volta ha appeso la giacca a un brutto chiodo. Signore, guardi che noi non volevamo venire a suonare in questo ristorante. È stato questo che mi ha convinta. Ci hanno chiamato! È vero che nemmeno voi avete capito niente. Voglio spiegateci un po' la situazione. Ma noi... State zitto tu! Arriva la polizia. È meglio che chiudo, perché voi qua non faticate più. Boom. Voglio, andiamoci. Affitto da più di 20 anni. Scusate, ma voi questi subaffitti li dichiarate? Scusate, ma in che senso? Ci pagate i contributi statali. Ma voi forse state parlando di tasse? Esatto. Giumino, ma che state dicendo? Che nessuno paga le tasse. Avete sbagliato palazzo. Ma sono tutti amici di voi. Eh già, ci mancassi, pagassimo pure le tasse. E siamo proprio a posto. 7,30, 7,40, 7,50, IRPEF, ICI, bolla a qua, bolla là, 7 mesi, scusa. Ma voi tenete le mappe, ci interessa il cervello. Ma come? Non avete neanche l'assicurazione? No, Adena, però è Favaz. A me adesso mi fa avere anche il certificato di invalidità. E pure a me! Ma perché? Che tenete? Io niente, e neppure la portiera. Ma che c'è da me, dottor, che tengo la salute fiera. Quello mio marito conosce tutti i componenti della sezione invalidi, avete capito? La commissione proprio, sapo come ha da fare. Dottor, qualsiasi cosa a disposizione. Anzi, lo posso chiamare collega. Ma in che senso? Nel senso che anche lui dà i denari con l'interesse. Come interesse? Se piglia una miseria, approfitta. Sì, ma piccole cifre. Non presto soldi all'ingrosso come voi, eh? Io? Ma chi vi ha detto che io presto i soldi? Il sub qui presente. Tu? Scusa, ma tu non mi hai detto che lavoravi nella finanziaria? Ma come ne hai lavorato con questa finanziaria? Ma allora sei ottuso! Finanza! Ma tu non ti dovevi trasferire nell'agenzia di Napoli? E se appunto dico, proprio nelle agenzie delle entrate di Napoli! Ma allora voi non siete un ispettore della finanziaria? No! Ma come? Tu mi avevi detto che chi si prestava i soldi? Ma io così mi credevo! Ma non siete un agente di borsa voi? No, signora! E che siete? Sono un agente delle tasse! Mi presento, ispettore Gargiulo, della Guardia di Finanza, sezione tributaria! Tasse! Ma allora siete voi lo scassatasse, non lui! Piacere! Non credo sia un piacere, perché adesso devo fare un rapporto dettagliato di tutto quello che ho saputo. Moglie, me lo fai un piacere? Io non tengo manca a forza. Sì, ma tu che già fa? Faccio tutte cose per te, che già fa? Sputa non faccio tu per me. Saranno cavoli vostri! Non mi raccomando! È lui! E chi se fosse un duplicatore, già lo codificato. Perché? Che c'hai da dire? Ma siamo nel 3000, questa copia ancora ce l'ha a mano. Ma quello è un artista, un artigiano. Ma a me ne è di fiducia. Fiducissima. E va pure. Sasha carissimo, e che piacere da fare. Ah, chi lo dici? Che è? Ti presento l'amico mio! Ah, piacere!
Magari l'amica è nostalgico. No, è cazzo muzzo. Siete un po' che salsa, mi trovate appena in tempi, eh? Perché devi partire per un viaggio? No, guarda a me, guarda la mano. Ah, ce ne dobbiamo andare. No, ma dai, mi tacca. A me mi cacci una pomorosità. Meno male. Sassa, scusa, ma questo signore è amico tuo? Sì, signore. O posso rimanere qua a te? No, quello voleva dire. Meno male che siamo arrivati noi, perché abbiamo una proposta di lavoro. Ma ritengo che fa? Non è una cosa facile, ma qua sta Mosè. Mosè, ma Mosè è fatto tanto, frate. Ma è una cosa facilissima. No, a me la galera non mi interessa, già ci sono stato. Devi solo duplicare una chiave per noi. Good morning. You described Steve's in a job because we sent the first way is a chance and the 40 US dollar patch in Scrap Street to measure take part of some tongue sell the post. Do just send she n'est pas tout son temps sur les parties compris? Ah, no. Dice, bravda будь венецка пробочина. Ведеш, варей вес венеці мойскет, вот вес варем не отчива. Бредвеш венец рабов. بريد حالي ما هاك دي دال ما نهاب مو اتك بعد كل ما كتب خلاص ملك ده انا ما ما معي وي اكتب ولا اكتب ولا اخلاق من اللي قعدت انا ما انا اكتب ما خاطر كلام يقطع questi pure lo fanno le scienze a me oi perché oh ma siete italiani no napoletani per carità e allora dite abbiamo un appuntamento con il professore ah sì prendi la chiave 201 Il tesoro di San Gennaro! Il tesoro di San Gennaro! Con San Gennaro non si scherza! Sasa, e perché no? Guarda che nessuno è più devoto di me a San Gennaro! San Gennaro con tanto di rispetto, però dico io, e mi avesse mai fatto pigliare l'uterna, la quaterna, non si sa! E che devo dire? Io sono tanti anni che gli sto chiedendo di bloccarmi la crescita e guardate come mi sono ridotto! A me sono sempre piaciuti gli uomini grandi, grandi e lunghi e lunghi! Viene sempre la stessa cosa. Silenzio! Deformazione professionale, Modestamente, mia cugina è una grande professionista. Istruzioni. Per entrare nella cripta del tesoro avete bisogno della chiave che detiene il capo della deputazione di San Gennaro, il quale la porta sempre al collo e non se ne stacca mai. La chiave è di tipo codificato e bisogna duplicarla. E questo è compito tuo. Sarà compito della nostra escort sedurre l'uomo che ha un gran debole per le donne e sottrargli la chiave. E questo è compito tuo. Attenzione a che l'uomo non se ne accorga, altrimenti darà l'allarme e vi ritrovate addosso la polizia. La polizia! Sasa, sei tu? No. Sono San Gennaro. Miracolo! San Gennaro ci ha aiutato! E pensare che lo volevate derubare! E perché tu no? Grazie, San Gennaro, grazie. Sono Gennaro Quagliarulo, maresciallo della Polizia di Stato. E io sapevo che sto coperto e niente apposta. Voi volevate rubare il tesoro di San Gennaro. Voi non siete capaci nemmeno di rubare le noccioline dalle mani di un bambino che dorme. Ragazzi, ma io questa voce la conosco. Pure io. Ma è possibile che voi siete un professore? Un professore, sì. Poliziotto per l'occasione e professore da sempre. Signor giudice, sono di una ferocia senza limiti. Questa è la terza rapina in 15 giorni. Ma dove vogliono arrivare? Il signore chi è? La figlia di questo signore è scomparsa da 2 giorni. E allora? Fagli fare regolare denuncia, no? Ma frequentava le altre 2 ragazze che sono state trovate ammazzate.
E che? Non si bussa? Commissario, abbiamo ricevuto una chiamata. E allora? Hanno trovato una ragazza morta in un casolare. Chi ha trovato il corpo? L'ho trovato io, maresciallo. È il commissario. Fatemi passare. Il momento di aspettare il permesso del commissario. Fatemi passare, vi ho detto. Devo vedere se è mia figlia. Fatemi passare, lasciatemi. E questo che ci fa qui? Lasciatemi, vi ho detto, devo vedere se ci sta mia figlia. E sicuramente darà la colpa a me. Lei non ha nessuna colpa, signora. Sicuramente vi tenevano d'occhio già da tempo. Sì, il mio collega ha ragione. Un volo così, quello è ancora vivo. Non c'è proprio giustizia. Uno così non ha ragione di vivere. Tutti hanno bisogno di una ragione per vivere. Mio padre mi diceva, quando un uomo non ha più ragione per vivere, si lascia morire. A volte questa ragione può essere l'amore, a volte l'odio. Ma entrambe sono un'ottima ragione per vivere o morire. Sono stato un pessimo compagno, un pessimo padre. Consegnerò il distintivo. Sergio, ma che dici? Dai, rientriamo, ragazzi. Beh, io vado. Ci vediamo domani, eh? Andiamo, via. Come sta? Abbiamo bisogno di te. Amidrano è tornato. Ci sono state già 3 morti. Hanno ammazzato un corriere del clan Aiello, suoi quartieri. Prendete l'altra macchina e seguiteci. Grazie. Questo omicidio esce fuori da ogni canone. E credo anche dal giro della criminalità organizzata. Sì, abbiamo indagato anche nel campo di cartomanti a causa di quei tarocchi che... E sono stati rilevati dai nostri agenti sul luogo dell'omicidio. E dell'ingegnere Mancini, che mi dite? Escludo che possa essere coinvolto nell'omicidio. Io credo che abbiamo a che fare con uno psicopatico. Da questa parte. Passare nessuno. Agli ordini, sì signore. Non ti muovere. Aruto Crirei. Fermo, ti muovere.
cucina dell'ingegnere. Questo è Giacomo Savarese, l'infermiere che si occupa della zia dell'ingegnere. Chi, la paralitica? Sì. Eccola qua. Martino, prendimi quel fascicolo. Questo è Giulia Bassi, l'architetto. E poi ci sono vari amici, perché la vittima non aveva parenti. Questo è l'ingegnere, qui c'è un operaio. E questo è il capocantiere. Il resto poi troverai tutto nel rapporto. E i tarocchi? Me ne sono occupata io. E allora? Stefania è morta. Oh mio Dio! Ma che cosa sta succedendo? Ma come, non l'ha ancora capito? Ti stanno facendo il vuoto intorno. Anche questa volta se l'è cavato. Si vede che anche lui avrà un santo in paradiso come me. Avete finito con i rilievi? Questo portatelo direttamente allo studio. Il polso è debole. Ha riportato diverse ustioni. Ha perso anche molto sangue. Allontanate quel più. Quadro d'urgenza e terapia intensiva. Chiama la centrale. D'accordo. Stavolta è proprio morto il bastardo. E che le cane? Guardate! Niente meno può finire col cliente e guardano queste cose. Che se sicuramente è opera di mio figlio. Oh, tieni mente, ti! Però che la capa è morta lo piccerillo, te ne bei gusti, eh! Oh, guarda che sto! Mamma mia, che te... Ma che stai guardando, Nene? No, no. Ma pare un allacuto! Un album di fotografie, niente di più. Voglio vedere pure io! Ma che male se sta? Quelle sono fotografie artistiche! Ah! Che belli ritratti, femmina, guarda qua, wow. Ah, tieni mente, ti! Guarda che è tutta scollata! E che è stata vestuta! Vastuta, po'. Oh, com'è bella, proprio bella, ma via che va guardando. Che vergogna! Ma che esempio che dai a tuo figlio? A io mi devo vergognare! E se invece ti dicessi che quella è roba piccerina? Vabbù, ma vuoi vedere che adesso tutte queste fotografie è roba piccerina? A proposito! O ragioniere mi ha detto tutto così, con famoso! E ti pensavi che il ragioniere non me lo diceva? Ah, su, ma io veramente... Ma veramente che? Io si venga a sapere che chi li sorderirata a qualche femmina, prima ti spezza l'ossa una a una, e poi ti manna a cercare l'elemosina, goppe scale la chiesa di Gesù, mi sono spiegata? Tu! Mi hai capito? Che c'è sta a ridere? Che c'è? Niente, niente.
Don Nicolì, il legname è arrivato. Lo stanno scaricando in fabbrica. Dovete firmare questo documento per il corriere. E dammi qua, firmo subito. Ragionir, voi non ragionate. È una battuta. Ma che battuta? Non ragionate, lo sapete perché, eh? Perché avete detto a mia moglie il fatto dell'ammanco di quei 500 euro. Scusate, ce l'hai parfumeri. Sì! Oh, Nicolì, voi in questi intrallazzi amorosi a me non mi dovete coinvolgere. Ah. Ma so spiegato. State in mente, sì. Pronto? No, no, sei tu. No, no, adesso non posso parlare. Stavo arrivando il mobile antico e mio figlio qua, povera coppa. Ti chiamo io più tardi. Ui. Bacetti, bacetti, bacetti. Aspettate qui, vado a svegliare il conte. E come mai il conte non si sente bene? Il conte è un notturno, ama vivere di notte, con permesso. Dica me, un conte non ho turbino. Right. Ah, il conte gli piace frequentare le discoteche. Ah. Non ci pare un conte. Ma che sono sti cose? Ma come non sapete leggere? È sanguinaccio! Sangue che da vivo, ma che ci sta accadendo? Anzi, mi raccomando, a me servono i locali dove sorge l'agenzia delle pompe funebri, l'ultima di moda! Quello c'ha lo sfratto addosso e noi gli dobbiamo far credere che con noi può vincere l'appartamento! Sta arrivando! Voi sapete tutti quello che dovete fare! Io mi vado a nascondere nel frattempo! Assaia! E tu non pensa a me! Di Lorena! Come sono andato? Come al solito! E cioè! Ajavac! A poco! Abbiamo dobbiamo una fissazione, poco no! Ma finalmente l'agenzia è nostra! Ne farò il più grande, la più grande sala da gioco di Napoli! Sì! Metterò tavoli verdi, roulette, slot machine e metteremo pure i video poker! Video porno! Ma che so sti video porno? Ma che capito? No, io dicevo, il tuo fidanzato è sordo! Ha capito la cosa? No, io parlavo dei video poker! A poco stai, fanno sempre schifo! Vero? Porcellino! Sì, crostatina mia! Bella e tosta, bella e tosta! Chi è tosta? La tua spalla è bella e tosta! Bella e tosta! La tua spalla è bella e tosta, tosta! Notaio, allora fatemi capire bene. Dunque, allora, loro non vogliono vendere, anzi, addirittura vogliono comprare la mia metà. E allora io sono proprietario di mezza agenzia. Esattamente, ma il vero proprietario è il cognato che è subentrato al fratello defunto. Mezza agenzia è mia e mezza appartiene alla vedova. Esattamente. E io che ci faccio con mezza sala da gioco e mezza agenzia di pompe funebri? La sala da gioco da un lato, la sala mortuaria dall'altro. E vabbè, vuol dire che i giocatori che vinceranno passeranno a riscuotere la cassa del casinò. Quelli che perdono passano direttamente nella cassa da morto. Ma non dite scemenze! Anzi, no, no, qua dobbiamo avere assolutamente l'altra metà! E come? Ci penserà Jessica! No, Jessica, no! Sì, Jessica, sì!
Lasciami la macchina qua, là. Ragazzi, atteniamoci al piano, mi raccomando. E tu sai cosa fare? Lo so, devo sedurre Casimiro Pazienza. Com com? Non hai capito? Ha detto che deve condurre Casimiro Pazienza in trappola. Ah, condurre. Ma la vuoi finire? Schiava io non sono di questa tua assurda gelosia. Uè, ti spezzi e coscia. E io ti seghi e corna. Ah! Mettetela! Io mi occuperò della vedova. Vieni, amore, eh? Vieni acqua. Ma che è successo? Che è successo? Mi hanno fatto il cavallo di ritorno. Con la macchina? No, con urto. Vogliono 5.000 euro! Per Erni? Ma quale Ernia? Per l'urna! L'urna di Erni! 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 Ernesto Pazienza! Se posso esserle utile, sono a disposizione. Posso aiutarla? Grazie, avvocato. Anche a nome di mio marito. Scusate, ma non siete vedova! Appunto, parlavo delle ceneri di mio marito. Sa, mi hanno chiesto 5.000 euro per restituirmi l'urna! Che disonesti! Se posso permettermi, posso farvi un prestito. La ringraziamo per la sua disponibilità, avvocato. Ma per le ceneri di mio fratello ci penserò io. Come volete, ma se avete bisogno di una consulenza legale, sono a vostra disposizione. Andiamo. Ma che è successo? E che deve succedere? Niente, niente. Ma come ho sentito che ci sollevate fra di voi? Mi facevate le immasciatine? Che cosa dicevate? Niente. Niente. Ehi, niente. Ma come? Ma come vi fate le confidenze e dice che non avete detto niente? Andò, è come si scucciando, andò. E che vi ti ha detto? E che vi siete detto? E che vi ha detto? Andò, si scucciando. Ehi, 130 euro e 94. Che sa qua? No, non ne vado a mandare. 2,99. Che sei un acco, tu ti lavi troppo spesso, non ti lavo là. Io, tu sei tu che si ma, lavo sempre. Ma cose da pazzi, ma insomma. Ma vedi un po', guarda, non ma comunque siamo rovinati. Qua non ce la faccio più con tutte queste bollette, con tutte queste cose. Sì, ma guarda quando, pure tu non hai visto questo. Guarda questo. Guarda qua, va. Guarda com'è simpatico. Sei simpatico come un brufolo sul naso, mi devi credere. La tua faccia è una continua tentazione per le mie sberle. Ma se non ti va a credere esso? Nella vita tutti commettono degli errori, ma i nostri genitori con te hanno esagerato proprio. Tu avresti dovuto vincere l'Oscar come miglior cervello non protagonista, perché tu a me non mi meriti, da solo dovresti star. Io da solo sto bene, benissimo, io sono un singolo convintissimo. Tu sei un egoista convinto, egoista, egoista, egoista. Io sono egoista! No. Eh sì, sono egoista! Sono egoista, egoista! Sì, sì, egoista e mitologico! Come sarebbe mitologico? Sì, tu sei un essere mitologico, mezzo uomo e mezzo stronzo. E tu sei come una droga! Davvero? Eh sì, perché mi costi troppo e mi rovini la vita! Sì, hai ragione, hai ragione! E che c'entra mio nipote con quel disgraziato? Oh mamma, mi ero scordata. Ma di che parlate? Ma dimmi, tu che c'entri con Astolfo e la figlia? Io e Laura ci vogliamo bene, aspettavo il momento giusto per dirtelo. Non ho parole, non ho parole, non ho nessuna intenzione di trovarla. Arreda sta cosa, sicuramente ci stai tu, è vero, disgraziata. A volte, in genere, rispondo perché sono educata, ma a volte non rispondo per lo stesso motivo. E che passa? Niente. Ho sentito un crack. Pensavo che era il cuore. Invece erano i coglioni. Viva gli sposi! Viva! 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 Viva gli sposi! Viva gli sposi! Felicità!
Bello, e tu sapevi tutto, disgraziata! E quando arriverà il nostro turno, Antonio? Mai! Vedi, mia cara, alcuni danno la felicità quando arrivano, altri quando se ne vanno! Questa non l'ho capita. E non mi stupisce! Viva gli sposi! Viva, viva! Patate, fammelo sta grazia! Non me la farei più! Sì, Patate, non ce la farei più! Falli, per favore! La carezzietta ti ha chiesto ancora dei soldi, eh? E ma che sei sudo, non è disse! A proposito dei soldi, mi è venuta un'idea! A te! E a me! Perché? Non mi può venire un'idea! Che miracolo a volte c'è stanno! Andò! Ti ricordi di nostro cugino? E quale? Quale cugino? Che la famiglia grossa! Quello solo mamma c'aveva 7 fratelli e 6, 4 sorelle! Eppure abbonati mio papà c'aveva altre 4 sorelle! Sì, ma io parlavo del casciaro! Alfredo! Sì, quello è ricco sfondato, tiene quella villa enorme, tiene la servitù addirittura. Sì, mi ricordo anch'io, vidi delle foto di famiglia all'epoca. Ricordo che facevo ancora la scuola media. Io gli ho telefonato e lui mi ha detto che aiuterà Alessio perché conosce un grosso discoprato. Ehi, che grand'uomo, è stato sempre molto generoso, che bello. Allora approvi? Certo che approvo. E se mio nipote deve avere una possibilità, e se questa possibilità si chiama Fedo, ben venga. Wow, ci vuole un brindisi. Sì, sì. Grazie.